Michal Bresina, sicuramente interessante come potenzialità tecniche. Sì, sicuramente sì, fa parte di quel gruppetto di giovani di cui spesso abbiamo parlato, sono le nuove leve, sono il ricambio, saranno coloro che probabilmente saranno protagonisti a Sochi. Giovani ragazzi però già in zona alta di classifica, cominciano ad avere una discreta esperienza, vedi 19 anni, assolutamente giovanissimo in campo maschile e con un bagaglio tecnico di tutto rispetto, quindi da osservare con attenzione. Puttingon Derizze di Berlin, e lui ha sempre detto, ma non lo nasconde neanche dalla coreografia, dai costumi, che si ispira moltissimo a Jeffrey Battle. Ottimo triplo Axel. Fantastico. Triplo Lutz, bellissimo. Ultimo filo di partenza esterno, pulitissimo. Triplo flip. Triplo Toluk, super pulito. E ora vediamo se ha imparato la lezione da Vancouver, le trottole sono il suo neo. Otto giri con la variazione. Filo interno, ma non sono sicura che ci sia filo esterno, potrebbe perdere un livello lì. Andare con la sequenza di passi. Altra sequenza di passi, dei bei becchi definiti. Back entrance. Fino interno. Variazione. Altra variazione, questa potrebbe essere buona, direi che ha imparato la lezione. E bravo. Direi soprattutto che va a migliorare anche come contenuto, come punteggio, quello di Vancouver. Lui, ricordiamo che ottiene la decima posizione, il quarto ai campionati europei, proprio lì ai campionati europei di Tallinn stabilì il suo primato con 79,60. Bresina, davvero un buon programma, mentre a Vancouver ottenne il nono posto nello short con 78,80. Andiamo a cercare allora gli elementi di pregio, Paolo, di questo programma di Bresina. Abbiamo detto 19 anni, sarà il tuo rivale, lo è già. Beh, senza dubbio, elementi molto difficili portati veramente con estrema facilità e sicurezza. Il triplo Axel è il suo salto, è davvero bellissimo. Sia come tempi di volo, velocità di rotazione, come arrivo, ma ricordiamo che lui è un pattinatore che sa fare due quadrupli. Ho visto l'altro giorno in allenamento, prima che mi facessi male, che ha portato a compimento sia il quadruplo Salchow che il quadruplo Toluk, e quindi diciamo abbiamo degli enormi margini di miglioramento come difficoltà tecniche nei suoi programmi. Ma questa sera indossi questo paio di occhiali, Franca, per la prova? No, questi per occhiali Stefania. Li lasciamo a Pfeiffer, che sono particolari suoi. Ricordiamo allora che più tardi ci collegheremo nuovamente con Rai Sport Più per seguire la finale delle coppie e per seguire non soltanto Stefania Bertone e Andre Oterek, ma una gara di altissimo livello con cinesi, russi,
tra di loro, un duello davvero appassionante. Qui vediamo Bresina, ripetiamo, 19 anni e dunque grandissime capacità, margini di miglioramento. Veloce commento dallo studio, dove c'è Arianna Secondini con Silvia Fontana e Valentina Marchei. Ecco Silvia, allora il commento proprio su quanto stiamo vedendo, una gara, come dicevi tu, di altissimo livello e anche quanto visto finora, insomma, ci ha entusiasmato. Assolutamente, tutti i pattinatori stanno dando il meglio di se stessi, sia dal lato tecnico, ma soprattutto noto delle coreografie pulitissime. Non so se Franca concorda con me, anche se giovani, come siano già curati, come siano già belli da vedere, curati nei loro programmi, nella loro espressione. Scusate, vi interrompo perché c'è Brian Joubert con Andrea Caglieris. Allora andiamo a sentire Joubert, grandissimo protagonista, è tornato protagonista con 87-70, un bel programma, è tornato il campione aggressivo che conoscevamo. Sì, infatti Andrea, chiediamo subito allora a Brian se è contento della sua prestazione. Tu è contento di questa prestazione ici a Turin? Oui, très content parce que j'ai fait mon travail. Et après les Jeux Olympiques, c'était très difficile.